Franco Ferretti è un esperto di economia. Siamo nel suo studio di San Marco Argentano, nel luogo dove Franco studia e lavora il giorno sulle scienze economiche. Qual è lo stato attuale delle scienze economiche, Franco? Dunque, lo stato delle scienze economiche è sostanzialmente questo, quello di non avere la capacità, una rottura storica tra le varie teorie che la compongono, cioè di non esserci un'idea regolativa unica che presieda alla economia, tanto da renderla simile ad una scienza dura come la fisica o la chimica. Questo dipende dalla mancanza, da un'impostazione che fu data dagli economisti marginalisti alla fine del Novecento e alla fine dell'Ottocento, Varrà, Pareto e così via, quella di fare dell'economia, di renderla simile alla fisica. Però in sé questa cosa conteneva un errore, perché la fisica si muove sulla base di una serie di semplificazioni della realtà che non è possibile applicare all'economia. La scienza economica dunque doveva trovare, per diventare autonoma, una forma di matematica che le altre scienze avevano trovato via via, a partire da Galileo, da Newton, da Einstein e così via. Volendo fare come i fisici e usando la matematica che usano i fisici, non sono riusciti a rendere l'economia una di quelle scienze che, come dice Planck, prevede e spiega. Spiega e prevede. La previsione in economia è indispensabile, come in tutte le scienze del resto. Il problema è questo, quello di trovare, il mio problema era a suo tempo quello di trovare una matematica che fosse adeguata a formalizzare l'economia, a renderla con uno scheletro potente, forte, come quello della fisica e della chimica. Questo scheletro sono le equazioni lineari, sostanzialmente le matrici. Di questa cosa io me ne sono occupato in maniera solitaria, non ho deciso che l'università non faceva il mio caso perché sarei stato influenzato e perché poi per rimanere nell'università avrei dovuto fare una trafila che non intendevo fare in nessun modo. Interessai delle, visto e considerato che io avevo scoperto di poter fare delle previsioni e di poter spiegare ogni fenomeno economico, no? Decisi di rivolgermi alle istituzioni in primo luogo. E mi rivolsi a una di queste che ha un settore che si occupa degli studi in questo campo e mi sono sentito rispondere dal responsabile che lui era un pratico. I nostri rapporti si interruppero bruscamente perché io non ero alla ricerca di un impiego presso di loro e l'avrei trovato in maniera ellittica usando di questo mezzo. Non intendevo affatto non intendevo questo, che gli economisti siano degli ignoranti è noto a tutti. C'è un'intervista di Samuelson che li definisce ignoranti e sedicenti economisti di qualche giorno fa. Mi rivolsi alle
istituzioni che si occupano di economia, in particolare ad uno che avevo conosciuto per altra via, avevo sentito per altra via e mi sembrava una persona adatta a capire anche lo spirito di novità che c'era in questa cosa, ma questo mi fece rispondere dalla segretaria, il che la cosa mi dette molto fastidio. Avrebbe dovuto essere lui, non fosse altro che per buona educazione, a contattarmi, anche perché gliene avevo dato il modo. Che cosa farò io a questo punto? Farò in modo di pubblicare, no, le mie previsioni, no, e sfiderò la comunità degli economisti a fare altrettanto, poiché in economia il prevedere è la cosa più difficile che esista, anzi quella impossibile. Io farò delle previsioni che riguardano una settimana di tempo tra il lunedì e il venerdì. Se le mie previsioni saranno migliori di quelli degli economisti istituzionali deputati a questo fine, se le mie saranno migliori, vabbè, se ne trarranno le conseguenze. Se saranno migliori le loro, io continuerò a stare zitto come sono stato zitto per tanti anni. D'altra parte però mi preme dire che l'impiego fondamentale di questa nuova teoria riguarda la possibilità di formulare una politica economica ex ante, cioè al ministro, a colui che dovrà fare il ministro del tesoro del prossimo governo, gli possiamo dire, i cittadini gli possono dire prima se sta dicendo un sacco di castronerie oppure se sta dicendo delle verità e dunque merita il voto. Del resto l'economia è il lavoro più importante di Errol e per il quale ha avuto il premio Nobel, non è la scoperta dell'equilibrio economico, no, è la scoperta dell'impossibilità della democrazia. E questa è la democrazia in atto.